Castrignano del Capo è il comune più a sud della penisola pugliese e rientra nell'unione dei comuni di Terra di Leuca. Ricco di incantevole fascino paesaggistico e di preziose testimonianze storico-artistiche, il territorio castrignanese si estende tra la Serra di Vereto e il Capo di Santa Maria di Leuca. A Castrignano afferiscono le comunità di Salignano e Giuliano di Lecce, borghi storici nei quali echeggia ancora la tipica ospitalità greca e si respira quell'atmosfera genuina dell'autenticità e dell'accoglienza salentina. Il mare di Castrignano è dominato dalla bellezza senza età della costa di Leuca, località caratterizzata dalle scenografiche forme del promontorio del Meliso e dalla fisionomia della possente basilica pontificia di Santa Maria de Finibus Terre, tra i luoghi di devozione mariana più rappresentativi d'Europa. Le campagne castrignanesi conservano l'eredità della civiltà contadina, manifesta negli antichi muretti a secco che scandiscono i vasti uliveti e i numerosi terreni agricoli, ancora oggi curati e coltivati con zelo. Il centro storico di Castrignano del Capo fa sfoggio dei suoi edifici storici, rappresentati in piazza Sant'Angelo dalla chiesa matrice di San Michele, ricostruita nella metà del Settecento sulla precedente parrocchiale. L'interno è dominato dai grandi spazi architettonici scanditi dagli altari laterali, opere ricche di stucchi e vivide decorazioni. È degna di nota la statua lignea raffigurante il patrono San Michele Arcangelo, realizzata nel 1707 da Nicola Fumo, scultore significativo del barocco napoletano. Castrignano si attesta nelle fonti documentarie già nel 1265. L'antico abitato si estende nel quartiere di Borgo Terra, il cui impianto conserva ancora uno schema geometrico a scacchiera. All'antico rione si accede da Piazza San Nicola, slargo su cui si apre Porta Terra, varco principale del vecchio borgo castrignanese. L'ingresso si inserisce nella mole di Palazzo Ferzini, sorto sulla struttura muraria dell'antico castello feudale. Modificato in residenza nobiliare nel tardo Settecento, il fortilizio per secoli ha protetto l'abitato di Castrignano e la sua presenza si attesta già dal periodo medioevale. Tra le stradine del piccolo Borgo Terra si apre uno scrigno di architetture tradizionali salentine, e con lo sguardo è facile incontrare edifici dai ricami decorativi cinquecenteschi, eleganti espressioni dell'antica società castrignanese. Il centro storico di Castrignano rivela ancora oggi ai visitatori le sue arcaiche bellezze, composizioni urbane che mostrano le molteplici evoluzioni storiche della cittadina, mentre i monumenti intagliati nella pietra ne narrano ancora oggi la devozione religiosa popolare e l'identità comunitaria ancora viva. Leucos la Bianca. Così doveva apparire Leuca agli antichi marinai che scorgevano la sua inconfondibile fisionomia mentre attraversavano l'ingresso del canale d'Otranto. Rientrante nel territorio di Castrignano del Capo, Santa Maria di Leuca è tra le località marittime più belle della nostra penisola, nonché il punto più a sud di Puglia, la punta estrema del Tacco d'Italia. La vocazione religiosa di Leuca si manifesta già nell'antichità dei millenni. In particolar modo, presso gli anfratti della grotta Porcinara, sorgeva un antico santuario dedicato a Zeus Batos.
Qui i naviganti che facevano vela verso l'Adriatico e l'Egeo lasciarono nel corso dei secoli le loro offerte e le loro iscrizioni votive per ringraziarsi gli dei e la sorte. Ma è nel cristianesimo che l'euca assume il ruolo rappresentativo della devozione mariana delle genti del Salento meridionale, divenendo nel corso dei secoli meta di pellegrinaggio e richiamando ai piedi dell'altare di Santa Maria di Finibus Terre migliaia di pellegrini da tutto l'Occidente. Per proteggere il santuario dalle incursioni nemiche provenienti dal mare, i vescovi di Alessano ne potenziarono la struttura, rendendola strategicamente protetta. All'interno della basilica, ancora oggi si può ammirare la pregiata tela veneta raffigurante la Vergine con il Bambino, che ha visto nel corso dei secoli giungere illustri pellegrini, tra gli ultimi il Papa Benedetto XVI, giunto a Santa Maria di Leuca nel giugno del 2008. A fronteggiare l'edificio si erge il faro della Marina Militare Italiana, sorto di rimpetto i resti dell'antica torre d'allerta di Filippo II. Attivato nel 1866, è alto più di 40 metri e sovrasta l'intero promontorio del Meliso, dalla sua posizione privilegiata sopraelevata a 102 metri dalle acque dello Ionio. Da qui si può godere dell'incantevole Baia Leucana, protetta da due promontori del Meliso e della Ristola. Il porto turistico, con le sue numerose imbarcazioni, fronteggia il lungomare Cristoforo Colombo e dona alla visione d'insieme della cittadina un tratto distintivo di rara bellezza, difficilmente trascurabile dagli occhi dei visitatori. A caratterizzare il paesaggio di Leuca sono le numerose ville, costruite tra l'Ottocento e il Novecento, secondo le consuetudini del gusto eclettico. Fatte edificare dall'aristocrazia e dall'establishment salentino come residenza per le villeggiature estive, le ville leucane sono ricche di fascino esotico e richiamano differenti gusti architettonici disegnati da importanti architetti come Achille Rossi, Giuseppe Ruggeri e Carlo Luigi Arditi di Castelvetere. Nel territorio di Leuca sorgono più di 40 ville storiche. Sono esempi di stili unici che impreziosiscono l'ameno paesaggio costiero. La chiesa parrocchiale di Cristo Re si coniuga pienamente all'eclettismo urbano di Leuca. Realizzata su progetto del celebre ingegnere Pasquale Ruggeri, la chiesa di Cristo Re richiama nelle sue forme il revival architettonico medievale di fine Ottocento. Gli spazi interni sono solenni, scanditi da un imponente sistema di pilastri. Al contesto monumentale bene si integrano le vetrate istoriate, recanti gli stemmi araldici delle nobili famiglie di Leuca. Una storia millenaria quella di Leuca, luogo rappresentativo dell'estremo capo meridionale del Salento. Dal promontorio Iapigio si può ammirare in pieno il fascino antico di questo ultimo lembo di terra, proteso con uno sguardo infinito tra lo Ionio e l'Adriatico. Detta nell'entroterra del Capo di Leuca, Giuliano di Lecce è frazione del comune di Castrignano del Capo. La comunità giulianese vanta origini antiche, come testimoniano le presenze megalitiche, rappresentate dalla fisionomia del Menhir Menzi, sito in via Regina Elena. Il centro storico di Giuliano conserva la sua originaria bellezza,
e l'impianto urbano è segnato nel suo ingresso dall'antica porta cittadina, posizionata in asse con la via principale che attraversa il borgo. Passeggiando tra le stradine ci si imbatte nel seicentesco balcone degli Sberleffi, dove simpatici volti fanno capolino dagli intagli di un elegante balcone. A caratterizzare l'abitato è il castello feudale, di impianto medievale e potenziato dalla presenza dei possenti torrioni quadrangolari, posizionati ai lati della struttura. L'edificio conserva ancora oggi una parte del fossato, mentre la facciata principale è decorata da un sobrio loggiato settecentesco, frutto dei molteplici interventi strutturali apportati nel corso dei secoli. Elegante è la chiesa matrice, dedicata al santo protettore bizantino Giovanni Crisostomo. L'edificio risale al 500, ma ha subito diversi rifacimenti. È forte il richiamo al gusto neoclassico, che primeggia sul prospetto frontale. Le modifiche architettoniche furono realizzate durante gli ultimi anni dell'Ottocento e a quelle circostanze edilizie si colloca anche il completamento della torre campanaria, posizionata nella zona absidale dell'edificio. Il retaggio bizantino di questa antica terra si fa evidente nei resti della chiesa di San Pietro, posizionata verso le campagne del paese, tra i monumenti religiosi più vetusti della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Giuliano è un amabile borgo, ricco di storia e di bellezze architettoniche. Il suo passato riecheggia ancora nelle sue forme deliziose, nei suoi spazi sobri e ben curati, retaggio vivente di quella semplicità tipica della tradizione sociale del Salento meridionale. La frazione di Salignano, grazie alla crescita demografica del Novecento, è confluita nell'assetto urbano dell'abitato di Castrignano del Capo. A dominare il borgo salignanese è la torre cinquecentesca, frutto dell'ingegneria militare tipica del reame dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. Realizzata a pianta circolare, sul suo imponente perimetro si aprono le cannoniere, mentre fa da coronamento un sistema difensivo caratterizzato dalla presenza di 10 piombatoi rinforzati. Recentemente la torre è stata restaurata e ha guadagnato la vocazione di contenitore culturale, utilizzato per gli incontri di comunità e i laboratori didattici. Il borgo di Salignano si dirama intorno alla chiesa matrice, dedicata a Sant'Andrea e ricostruita tra il 700 e l'800 sul sito dell'antica parrocchiale. La campagna di Salignano fa rivivere ai visitatori la squisita bellezza della civiltà contadina del Capo di Leuca, verdeggiante e lussuriosa negli sterminati uliveti che si estendono in tutto il territorio circostante. Raggiungibile comodamente in bici o nei percorsi trekking, merita attenzione la chiesetta seicentesca della Madonna delle Rascie, sita lungo il tragitto che dall'abitato di Salignano conduce alla Basilica di Santa Maria de Finibus Terre. Edificata negli anni 70 del 600, la chiesa sorge su un antico insediamento rurale, che il Tasselli identifica con il nome di Criminò. Alle spalle dell'edificio, infatti, si scorgono diverse sepolture di epoca medievale, nonché architetture tipiche della civiltà rupestre. Passeggiando tra gli ulivi e i muretti a secco, si incontra la chiesa di San Giuseppe, edificata nel 1630.
L'edificio, insieme alla Madonna delle Rasce, per secoli ha rappresentato un luogo di passaggio per i pellegrini che dall'entroterra salentino si muovevano alla volta del santuario di Santa Maria de Finibus Terre. Incantevole è il panorama che si può godere dai terrazzamenti salignanesi, con i suoi secolari alberi di olivo che lentamente degradano verso l'irruente azzurro dello Ionio. Silenziosa e guardinga, la torre dell'uomo morto o degli uomini morti sovrasta la baia di Leuca. È una lontana testimonianza del sistema d'allerta delle torri costiere di Terra d'Otranto, voluto dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, allo scopo di difendere le coste salentine dai nemici provenienti dal mare. La torre comunicava in passato con Torre Marchello, lungo l'asse nord-ovest del litorale, e con la torre di Filippo II, posizionata sul Meliso. Il territorio costiero di Castignano del Capo conserva testimonianze molto antiche della presenza umana. All'età del bronzo risalgono numerosi manufatti, recuperati presso Punta Ristola, durante gli scavi promossi dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce. In questa zona doveva sorgere un insediamento legato alla piccola economia agricolo-pastorale, come testimoniano diversi frammenti di ceramica e ossa di animali d'allevamento. Il passaggio dell'uomo nell'antichità è stato agevolato dalla presenza nel territorio di numerosi anfratti e cavità naturali, oggi riscontrabili per buona parte lungo il litorale leucano. Il sistema delle grotte marine di Leuca si estende dal capo di Santa Maria di Leuca sino alla località Ciardo, in direzione della marina di San Gregorio. Alcune grotte hanno conservato importantissime tracce paleontologiche, come resti di animali afferenti ai climi caldi, tra cui l'elefante e il rinoceronte. Il sistema costiero offre una bellezza unica nel suo genere, caratterizzato soprattutto dalla tradizionale toponomastica delle grotte, nomi coniati dagli antichi pescatori del posto a richiamo delle forme e delle sembianze ricorrenti, come la grotta delle tre porte, quella dei giganti e del diavolo. Anche l'entroterra conserva importanti tracce dell'antica presenza umana nel territorio di Leuca. Ne sono esempio le grotte disposte lungo i fianchi dei canaloni che attraversano il territorio dalla costa in direzione nord. Si contano più di 43 grotte censite, ambienti impervi da raggiungere e utilizzati come insediamenti e rifugi di sicurezza quando la costa divenne insicura a causa dei frequenti attacchi provenienti dal mare. Immerso all'interno del Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, il litorale leucano racchiude una magnifica bellezza paesaggistica, tappa obbligata per tutti i visitatori del Salento. Passeggiando sul lungomare si scoprono le amabili forme del promontorio del Meliso, ricoperto da un folto ricamo di macchia mediterranea, e attraversato dalla cascata monumentale, opera che celebra la conclusione della lunga rete idrica dell'acquedotto pugliese. Quella di Leuca è una storia antica, una storia che ancora oggi richiama 6 migliaia di visitatori e turisti. Posti unici per potersi immergere alla scoperta di un Salento spontaneo,
accarezzato dalla brezza dello Ionio e incantati dai pittoreschi paesaggi che qui sulle coste leucane non hanno eguali.